Signorina Tettamanzi, mi dia la chiave della biblioteca e se ne vada. Con piacere. Ma si rende conto dell'enormità? Io mi rendo conto che un sacerdote si è nascosto a spiare delle cose che non avrebbe mai dovuto vedere. Ma lei le faceva quelle cose! Io non sono un prete. Era mio dovere. Ho ricevuto questa lettera. Bella roba. Per fortuna, insomma, che da un male è venuto fuori un bene. Che fa? Il suo amico è sinceramente pentito. Disposto a riparare. Una lettera anonima. Mi ha parlato subito di matrimonio. Grazie, ma non è il caso. Quella lì l'ha scritta lui. Quando la biblioteca è fermata al pubblico. Così scrive un ignorante che è stato in Francia. Don Casimiro, mi lasci sola coi miei rimorsi. Se dovessi sposare un mascalzone e mantenerlo tutta la vita, sarei punita un po' troppo. Mi apra, per favore. Troppo tempo chiusa in biblioteca. Sì, forse è quello. Sono un po' esaurita. Infatti ho dato le dimissioni. Ah, era ora. Le dimissioni? Ma si capisce. Si sta così bene a casa nostra. Beh, io vado a fare due passi, eh? Per digerire. No, io non vengo. Scusatemi, ma preferisco mettermi subito a letto. Buonanotte. 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 Non vengo neanch'io, Freddo. Ti aspetto qui, Emerenziano. Va bene. Usciamo noi due soli, come due fidanzati. Non stare troppo al fuoco, ti credi scompensi. Stai tranquillo, caro. Buonanotte, fortunato. Buonanotte, tesoro. Com'è romantico il lago. Sì, è così bello che sembra una cartolina. È vero! Le tue mani. Le tue mani hanno sempre tormentato durante la notte i miei sogni. Lo sapevo, l'ho sempre saputo. Lo sapevamo tutte e due. Ho dovuto prendere la strada di Fortunata, ma era una scorciatoia per arrivare a te. Una scorciatoia per arrivare a me? Sì. Stanotte non dormirò. Voglio pensare a questo momento e riviverlo fino a domani. È così bello pensare a queste cose nel calduccio del letto. Ci penseremo insieme. Sì. All'1:15 verrò nella tua camera. All'1:15. Urcale, un orologio.
Camilla. Via la camicia. Suona l'arpa.